Lavoro in Altranitalia nella sede di Torino. Altranitalia è un'azienda, una multinazionale francese che fornisce consulenza informatica e ingegneristica a grandi gruppi. Due fra tutti il gruppo Fiat e il gruppo Finmeccanica. Capite anche dagli interventi che sono già stati fatti che lavorare per aziende come quelle che ho citato ci proietta chiaramente dentro la crisi. La crisi morde, il calo delle commesse, la cassa integrazione che avanza ci porta in una situazione che non ci permette di vedere un futuro particolarmente roseo, sicuramente nel breve. Mi ricollego all'intervento che mi ha preceduto, ma anche ad altri, rispetto allo sciopero, lo sciopero che è stato proclamato qui questa mattina. È dura, lui è già stato detto, è davvero dura riuscire, e lo dico con pacatezza, ma è dura riuscire a coinvolgere i lavoratori in queste iniziative di protesta. Ci sarà tutto il mio impegno dell'RSU, della mia azienda, per riuscire a portare i lavoratori in piazza, però sicuramente anche grazie agli interventi che mi hanno preceduto sarà importante riflettere su quali strumenti, oltre allo sciopero, mettere in campo per coinvolgere i lavoratori che cominciano a tentennare, nonostante la convinzione dell'RSU, nonostante la FIOM che è l'ultimo baluardo, i lavoratori cominciano a tentennare, quindi non possiamo non tenere conto di queste paure, e secondo me assolutamente legittime. Come vi dicevo, sono un lavoratore informatico e forse, come più di altri, frequento il web, quindi internet, sia per lavoro ma anche come strumento di formazione, informazione e in questo periodo quanto possibile anche di libertà e di democrazia. Grazie anche ad un blog per il quale collaboro, neanche a dirlo, si occupa di lavoro e dignità, proprio negli ultimi due giorni mi sono imbattuto casualmente su quella che è stata la ricerca fatta su Google da un ragazzo, una ragazza, questo non mi è dato sapere, pugliese. La frase che ha digitato e che l'ha portata al blog per il quale collaboro, che ha digitato sul motore di ricerca, è stata questa: mio padre lavora all'Ilva e potrebbe perdere il lavoro. Mi ha lasciato senza parole. Sono mille i sentimenti contrastanti che mi hanno pervaso. In primis una grandissima tenerezza nei confronti di un giovane che non conosco, che rimarrà assolutamente anonimo. Un giovane sicuramente colto dalla paura. Forse anche perché padre di due bimbi ancora piccoli e quindi non in grado ancora di collegarsi ad internet, ma mi sono immedesimato e ho pensato che cosa potrei provare se tra qualche anno scoprissi che sono loro che vanno su internet a fare una ricerca su quello che sono le prospettive del lavoro di loro padre. Pensare a questa giovane o questo giovane mi fa pensare che c'è qualcosa che non funziona in questa società, perché si stanno rovesciando i ruoli. Non sono più i padri, le madri che si preoccupano per i figli, ma i figli che perdono la spensieratezza e sono costretti a preoccuparsi del loro futuro e quello dei genitori. Dopo un sentimento di tenerezza, anche di angoscia, immedesimandomi nella famiglia di questo ragazzo, di questo giovane, e poi è nato forte un sentimento di rabbia, perché non è possibile trovarsi sempre davanti a un ricatto: lavoro o salute, lavoro o diritti, diritti o delocalizzazione. Il lavoro e dignità, questo ormai è uno slogan che è possibile leggere, è possibile ascoltare nelle interviste, negli striscioni, nei moti di rabbia dei lavoratori che stanno perdendo il lavoro. Ma io mi chiedo, un paese che calpesta la dignità e i diritti dei lavoratori non può non chiedersi se è davvero un paese democratico. Ci diamo un appuntamento, che è quello a Roma, il primo appuntamento per il 20 ottobre. Rispondiamo all'appello della CGIL per dare voce alle tante crisi e anche per dire con forza che il lavoro è dignità. Compagne e compagni, non possiamo accettare
anche quest'ultimo ricatto: o lavoro o democrazia, e non possiamo accettare un lavoro senza regole e senza contratto. Per la riconquista o la conquista del contratto nazionale, perché le lavoratrici e i lavoratori proprio non possono farne a meno, occorre essere presenti ovunque la nostra voce e le nostre proposte possono essere ascoltate, che sia nei luoghi di lavoro, nelle assemblee con i lavoratori, chiaramente, in piazza, ma anche a tutti i tavoli possibili. E qui faccio mio l'appello di tutti i nostri compagni RSU, della FIOM CGL, di diverse aziende sparse sul territorio nazionale, che chiedono ormai da tempo al gruppo dirigente della FIOM di cercare un percorso per ritornare a formare un tavolo unitario che possa garantire una discussione utile e democratica, che dia risposte ai lavoratori. E chiaramente fermi Federmeccanica nell'intento di toglierci quei pochi diritti che ci sono rimasti. Voglio ancora porre l'attenzione su due problemi. Sono già stati citati l'assegnazione dell'un terzo e il fondo metasalute. Il primo: ormai in troppe realtà non viene riconosciuto alla FIOM la quota dell'un terzo dei delegati. Questa proporzione appropriazione indebita degli altri sindacati, se da una parte è l'ennesimo duro colpo alla democrazia, dall'altro è un duro colpo a noi RSU, e non ci possiamo davvero permettere di diventare minoranza quando invece siamo maggioranza tra i lavoratori. Il secondo punto, metasalute. L'RSU, e io in primis, ma anche i lavoratori con cui parliamo tutti i giorni, vogliono e vogliamo chiarezza. Il rischio è che ci sia un'adesione in massa al fondo, anche da parte dei nostri iscritti, con la legittimazione e un riconoscimento del contratto che da noi non è stato firmato. Sono convinto che i tavoli separati non permettono il pieno confronto tra le parti, ma ritengo, e riprendo quanto dicevo prima, che la FIOM non possa esimersi dal sedersi davanti alla controparte. C'è chi parla di un tavolo di serie A e un tavolo di serie B, ma se anche così fosse, il tavolo di serie B sarebbe certamente quello dove si è pensato di fare a meno di noi, noi che siamo maggioranza assoluta nella nostra categoria. Con la metafora calcistica mi avvio alla conclusione. Per uscire dalla crisi, per riappropriarci del contratto nazionale attraverso un percorso democratico, c'è bisogno dell'intelligenza di tutti, della passione di tutti, della partecipazione di tutti, per costruire un luogo di confronto e proposta che sia libero dalle tifoserie. Il gioco del tifoso è a prescindere pro o contro qualcosa o qualcuno, e produce banalmente la scomparsa del merito della discussione. I pregiudizi non devono più interessarci. Sono un gioco a perdere per tutti, e io a perdere non ci sto.